Bentornati a tutti i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici di Dottor Wisp. Torna l'appuntamento con il benessere, l'appuntamento con un benessere a 360 gradi. Oggi parliamo di un benessere mentale. Lo facciamo con una psicologa, una psicoterapeuta, la dottoressa Valentina Tatasciore, di giallo vestita, Sì. come tu stessa ti sei definita, proprio in pandan con i colori Wisp che ci permette di proporre questo servizio a tutti coloro che vogliono seguirci sugli studi. Dagli studi di TV6. Dottoressa, oggi abbiamo un argomento molto sportivo in realtà, ma non è solo esclusivamente sportivo, perché poi la motivazione è un qualcosa che caratterizza non un nostro obiettivo, ma la nostra quotidianità. Cosa può farci fare una motivazione importante? La motivazione è proprio quell'insieme di spinte, di energie che ci permette di agire nel quotidiano e assumere dei comportamenti in vista di una meta e del raggiungimento di obiettivi ben specifici. La motivazione è importante e devo dire in alcune persone è proprio tangibile. Io stesso quando mi sento motivato mi rendo conto che non solo ci si pone obiettivi importanti, ma ci si diverte nel raggiungerlo. Ma è una dote genetica che fa parte del patrimonio di determinate persone, chi più chi meno, oppure è una dote che si può sviluppare in tutti i soggetti? È una dote sicuramente che è presente in tutti noi e che con il tempo può essere appresa nelle sue sfumature, può essere alimentata, perché la motivazione va alimentata. Se noi pensiamo a percorsi sportivi o percorsi anche di studi, ogni elemento deve motivare la persona a determinati comportamenti, come dicevo prima, a raggiungere gli obiettivi attraverso chiaramente un percorso non solo formativo, ma anche legato a tante componenti che possono essere ed arrivare dall'ambiente in cui si vive, dalla scuola, dalle squadre che si frequentano. Ma quindi potremmo parlare di una motivazione che vede un incremento nella prima parte della vita, quindi a livello proprio dell'infanzia, oppure può essere alimentata anche durante tutta la vita? Cresce con noi oppure si impianta nella prima fase diciamo, della nostra vita? La motivazione è sempre presente in tutto ciò che noi facciamo ed è per questo motivo che la passione in ciò che facciamo, quindi la passione che mettiamo e che adoperiamo, è una spinta in più ad alimentare proprio questa motivazione. Abbiamo visto una slide che ci proietta in una dimensione scientifica della motivazione. Andiamo a definire quella che è la motivazione estrinseca, intrinseca, cosa sono e come possiamo usufruirne. In realtà la motivazione è esattamente in quella sintesi, ovvero il carburante delle nostre scelte. Quando noi parliamo di un fattore estrinseco, è chiaro che la motivazione arriva da agenti esterni, quindi tutto ciò che può farci alimentare questa motivazione. Ad esempio, facciamo il caso di un ragazzo che è all'interno di una squadra, quindi ciò che può alimentare la sua motivazione è la vittoria. Anche la ricerca di approvazione, di rendersi chiaramente favorevole agli occhi e apprezzato agli occhi degli altri. Quindi diciamo che la ricerca anche di una gloria personale potrebbe essere, non diciamo una vanagloria, perché potrebbe essere proprio ciò che ci dà la possibilità di essere ancora più motivati. Punto fondamentale è la competenza e la padronanza in ciò che si fa. Mentre la parte intrinseca è proprio quella che viene dentro di noi. Qualcosa ci motiva perché ci rende grati, che ci gratifica e ci stimola chiaramente a fare di più. Ma queste motivazioni devono coincidere, nel senso che parte da una stimolazione esterna e poi si amplia in maniera intrinseca, oppure sono due tipi di motivazioni che si possono evidenziare in maniera completamente distaccata?
possono essere e partire sia da un agente esterno e chiaramente anche da un agente interno, quindi da una volontà, perché la motivazione parte assolutamente da un tessuto fitto di quelli che sono i bisogni reali dell'individuo. La motivazione l'abbiamo definita, credo che tutti abbiano capito di cosa stiamo parlando, ma ha una sua composizione ben stabilita. E il maggiore interprete, Maslow, ha fatto addirittura una piramide nella quale appunto ci spiega cosa. Nel 1954 Maslow fu uno degli autori più importanti che fece una prima distinzione, anzi una distinzione direi fondamentale di quello che è l'insieme di tutti i bisogni dell'individuo. Una prima suddivisione è quella di bisogni primari, secondari e superiori, ovvero quelli primari che sono quelli fisiologici, cioè il bere, il mangiare. Quelli poi di secondo livello che sono quelli sociali, di stare nella società, essere apprezzati, valutati per le proprie competenze, le proprie qualità e potenzialità, fino ad arrivare ad un bisogno direi supremo, che è quello dell'autoregolazione, ovvero dell'autorealizzazione, del sentirsi gratificati appunto, e infatti come vediamo al vertice di questa piramide ci sono i bisogni spirituali, quindi un qualcosa che va oltre l'esterno, ma che la nostra parte più intima cerca per migliorarsi, ed è quella la spinta che deve arrivare. Potremmo dire dunque che questa è la piramide che compone, che quindi va a scomporre quella che è una motivazione, ossia laddove ci sono presenti questi bisogni, noi troviamo la motivazione per andare a soddisfarli, è così? Assolutamente sì, la motivazione chiaramente ha varie sfaccettature ed ha un'accezione fortemente positiva nel nostro quotidiano, soprattutto in vista di quelle che sono le cose che succedono durante la giornata, ovvero tutti quegli avvenimenti magari che ci portano giù con il tono dell'umore, oppure che ci portano stanchezza. Dottoressa, ogni volta che si parla di motivazione si parla di un obiettivo, e la motivazione importante presuppone un obiettivo importante. Quanto può influire un fattore come l'ansia, in questo caso proprio l'ansia di non raggiungere l'obiettivo, nella motivazione stessa, non nel raggiungimento dell'obiettivo, proprio nel fatto di demotivare? Quanto può l'ansia riuscire a demotivare una persona comunque portata al raggiungimento dell'obiettivo? L'ansia, nel momento in cui diventa così forte e quindi ha un eco talmente che impregna il nostro comportamento, chiaramente porta alla motivazione ad abbassarsi, così come l'autostima, perché ricordiamo che tutte queste sfaccettature sono tutte prospettive di una stessa sfera, se vogliamo. E di conseguenza è importantissimo equilibrare e trovare un equilibrio, perché in ogni agire, in ogni nostro agire e soprattutto in ogni tappa della nostra vita c'è un cambiamento che ci porta a rompere uno schema uno schema ben costruito nel tempo, ma non è qualcosa di negativo, è piuttosto un equilibrio che deve essere ricostituito e negoziato di nuovo per raggiungerne altri più alti. Mi fa pensare alla definizione per eccellenza della gara. Tra sportivi, tra agonisti, si dice che la gara è sicuramente il miglior allenamento, perché quello che si riesce a fare in gara non lo si riuscirebbe mai a fare in allenamento. È proprio quell'ansia di dover fare qualcosa di più che ci dà poi effettivamente la forza di farlo? In realtà la situazione è in bilico, direi, perché lì potremmo sfociare anche nell'ansia da prestazione, che è qualcosa poi che blocca.
Ciò che deve motivare è qualcosa che va oltre, è legato a tutto ciò che è intorno alla gara, perché se noi ci concentriamo su una vittoria, quindi su un successo, su una sconfitta, è chiaro che l'ansia gioca un ruolo scomodo. Quindi è altro che va inserito all'interno di un pensiero prima della gara. Non vorrei fuorviare però la trasmissione dal fatto che non parliamo proprio di una sintomatologia o di una percezione nel mondo dello sport. L'ansia, ma soprattutto la motivazione, può veramente andare a condizionare la vita quotidiana di ognuno di noi, perché si può passare, e questa slide è veramente molto molto chiara, da una condizione base del non lo faccio a una condizione del sì l'ho fatto. Bisogna normalizzare anche quello che è il percorso per arrivare al successo, ovvero normalizzare quelle tappe che prevedono anche un momento di defaianza, un momento anche di blocco, certo. Perché fa parte chiaramente di un iter che ognuno deve vivere a modo suo, con le proprie capacità e il proprio modo di fare. Quanto è difficile riuscire a scalare una scalinata così impegnativa? La difficoltà è proporzionale poi al modo di approcciare la questione, ovvero ciò che la persona si prefigge di fare. E quanto allora una psicoterapeuta, una psicologa può aiutarci in un cammino che magari, stando alla base di quella scalinata, ci può sembrare impossibile da raggiungere? Lo psicoterapeuta può motivare, ma soprattutto può aiutare e guidare la persona in un percorso di crescita, ovvero di consapevolezza delle proprie caratteristiche, di quello che la persona riesce potenzialmente a fare, e soprattutto in linea con ciò che sono le risorse più grandi. Una volta arrivati in cima alla scalinata, vedo una persona che è felice perché l'ho fatto, però si adagia un attimo, lo vedo sdraiato, da lì bisognerebbe ripartire e guardare ancora più in alto per una seconda scalinata. Non si rischia magari, nel raggiungere un obiettivo così importante, di sedersi su se stessi? Il timore è esattamente questo, quello di adagiarsi su ciò che si è riusciti a raggiungere. In realtà il segreto è quello di mantenere questo stato di felicità e di gratificazione, perché se si arriva ad un successo, il cammino è il reale obiettivo, ovvero compiere un iter che abbia portato dei cambiamenti importanti nella persona e che lo abbia fatto crescere in tanti aspetti della vita quotidiana, che deve riportare poi nella routine. Credo che il segreto per riuscire ad arrivare all'ultimo gradino sia anche quello di ponderare l'obiettivo in base a quelle che sono le proprie preferenze e anche le proprie capacità, le proprie volontà, per sentirsi un po' come nell'ultima slide, ad ogni condizione, in ogni momento, la persona giusta. Esatto, perché si è sempre speciali, si è sempre una persona unica con le proprie caratteristiche e direi anche speciali nei propri difetti. Benissimo, allora oggi credo che abbiamo dato delle buone notizie un po' a tutti, perché la motivazione non è un qualcosa di prettamente personale o genetico, ma la possiamo stimolare, far crescere e raggiungere tutti, diciamo, allo stesso modo, in base a ognuno alla propria volontà. E un'altra notizia buona la voglio dare, perché grazie a ITPRO, che è il partner WISP Abruzzo e Molise di tutto il 2019, possiamo anche proporre dei prodotti che diano la possibilità di nutrire sia le nostre fibre muscolari sia il nostro cervello, perché sono prodotti di altissimo livello e ricchi di proteine, che sappiamo sono proprio i mattoni dei nostri neuroni, ed è per questo motivo che io li consiglio e offrirò alla dottoressa i prodotti ITPRO. Saluto tutti i nostri telespettatori, ringrazio la dottoressa Datasciore e do appuntamento a tutti alla prossima puntata.